signor Presidente, mi sarebbe piaciuto, visto quello che è successo in Commissione in riunione di Capigruppo, mi sarebbe piaciuto avere qua il Ministro dei rapporti con il Parlamento, perché ha preso determinate decisioni, ha fatto determinate scelte in riunione di Capigruppo ed era giusto che si confrontasse con l'Aula. Però purtroppo accade troppo spesso che questo governo manda i sottosegretari e mentre i ministri vengono, fanno la passerella per un quarto d'ora o 20 minuti e poi vanno chissà dove. Ricordiamoci la famosa partita del presidente Renzi e continuerò a dirlo in eterno. È la seconda volta che partecipo alla riunione dei capigruppo. La prima volta c'era un ottimismo smisurato. C'era il ministro che ci aveva detto non preoccupatevi, il dibattito durerà poco e di conseguenza il giorno dopo parleremo dei decreti. Benissimo, dei decreti non se ne parla. Noi l'abbiamo detto in più di un'occasione, bene le riforme costituzionali, ma prima cosa parliamo dei problemi del Paese e se i problemi del Paese si chiamano competitività e decreto cultura e turismo devono avere la priorità, l'abbiamo detto in più di un'occasione e andremo avanti a dirlo ancora. Però purtroppo, perché qui dico purtroppo, la priorità è un'altra, la priorità è portare a casa il più velocemente possibile questa riforma o schifosa riforma costituzionale. È la priorità di questa maggioranza e di conseguenza si va contro tutti e contro tutto. Si va contro tutto e tutti e si va anche contro, e l'ha detto giustamente la collega De Petris, a quelli che sono, non dico accordi, ma gentleman agreement di quello che succede nelle commissioni. A me dispiace per il collega Marcucci perché è una brava persona, l'ho detto in riunione di capigruppo, è uno di quei presidenti, e io lo dico da membro della Commissione Cultura, ci vado poco, lo ammetto, ma quando ci vado vedo nel presidente Marcucci una persona al di sopra delle parti, una persona che sa il fatto suo e sa gestire la Commissione, lo dicono tutti, l'hanno sempre detto tutti. L'avete messo in estremo imbarazzo, gli avete fatto fare una figura indescrivibile, voi e il vostro ministro, perché ieri col ministro, insieme al ministro, si è deciso che il senatore Centinaio ritirava gli emendamenti, li ritirava, li avrebbe eventualmente riportati in aula e ha detto magari non li riporto neanche in aula, perché? Perché voglio togliere a questa maggioranza l'imbarazzo che su un decreto come il decreto cultura e il decreto turismo di mettere la fiducia, perché cosa venite davanti al Paese col decreto cultura e turismo a mettere la fiducia? Ho detto li ritiriamo e come me l'hanno fatto gli altri colleghi. La maggioranza ha fatto la minoranza, il PD e il nuovo centrodestra che non muove foglia se il PD non voglia, perché mi dispiace cari colleghi, purtroppo se il PD vi dice di fare una cosa voi la fate e in questo caso l'avete dimostrato. Prendi la parola. Senatore Sacconi, senatore Arrigoni. Prendi la parola. Lasciate finire l'intervento. Senatore Arrigoni, per favore. Prendi la parola. Il nuovo centrodestra che non muove foglia in questo Senato, che il PD non voglia, cosa ha fatto? Ha mantenuto gli emendamenti per fare ostruzionismo e per bloccare i lavori della Commissione. Caro Sacconi, fatelo dire dai miei colleghi che sono in Commissione Settima. Quindi è stato imbarazzante per il mio collega Candiani, che è andato per la prima volta in commissione e ha assistito alla maggioranza che faceva opposizione alla maggioranza. Veramente una cosa interessantissima. Lo scriveranno nei libri di storia. Ultima cosa, cosa abbiamo fatto?
in riunione di capigruppo, visto e considerato, caro Sacconi, che noi siamo gli oppositori, visto e considerato, caro Sacconi, che noi non lavoriamo per il bene di quest'Aula? Abbiamo fatto una proposta semplicissima. Lunedì si parlava di cultura e turismo. Da martedì si iniziava a parlare di riforme. Non stop. E poi si parlava di competitività, si parlava di tutto quello che volevate parlare. Davamo il tempo ai relatori di vedere gli emendamenti, davamo il tempo a tutti di organizzare i lavori e nel frattempo si parlava di cultura e turismo, perché è questo governo che ci viene a dire che la cultura e il turismo sono prioritari, perché è questo Presidente del Consiglio che ci dice che la cultura e il turismo per lui devono diventare il fiore all'occhiello e di conseguenza abbiamo fatto ancora una volta una proposta costruttiva che il ministro Boschi ha voluto bocciare. E quindi andiamo avanti così, andiamo avanti, trattiamo le riforme, trattiamo 7.850 emendamenti e vediamo quando la porterete a casa questa riforma costituzionale. Mai! Senatore Centinaio, scusi, la sua proposta di variazione... Senatore Centinaio, mi scusi, la sua proposta di variazione coincide con quella della senatrice De Petris? No, Presidente, la mia proposta è che voteremo... Ma sì, coincide con quella della De Petris, comunque le dico una cosa... No, ai fini delle votazioni, certo, scusi. Comunque le dico una cosa, portate avanti la vostra proposta, iniziamo a trattare gli emendamenti e ci divertiremo. A un minuto a emendamento, come volete fare... Scusi, non ho chiesto, non le ho dato tempo per un ulteriore intervento. Presidente, non sono ancora Centinaio, ho chiesto solamente di precisare la sua proposta di variazione. Presidente, non sono papà e non sono nonno, ma io penso che andando avanti col vostro metodo di lavoro, forse diventerò bisnonno prima che vedremo questa riforma.